Ah, su questa parete un pezzo della storia degli iPhone tra le mie mani, un altro iPhone, ma soprattutto con questo video andremo ad aggiungere un piccolo tassello ad un nuovo episodio sempre della storia di Apple perché, come ben sapete, oramai gli iPhone 13 stanno arrivando. Anzi, vi dirò di più, praticamente sappiamo quasi tutto di questi nuovi modelli e vi anticipo una cosa, saranno 4. Allora, come ben sapete, a me piace essere preciso e onesto. Quelle che vedete sono delle immagini prese online. Ma la cosa che voglio subito precisare è che anche voi, se volete, potete acquistare i cosiddetti dummy phones degli iPhone 13. Questi dummy phones non sono altro che, come posso spiegare, le forme che vengono di solito utilizzate dalle aziende per creare le cover. Quindi sono gli iPhone 13 veri e propri riprodotti fedelmente che sono già disponibili su AliExpress se volete da acquistare per magari, non so, avere in anteprima un'idea di come saranno i nuovi iPhone. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Allora, iniziamo dalle certezze. Prima certezza, l'evento di Apple sarà non in presenza ma virtuale. Seconda certezza, gli iPhone saranno 4. In un primo momento sembrava che la linea mini, che quest'anno non ha avuto proprio successo, potesse essere accantonata. In realtà viene ripresentato un altro modello, quindi presumibilmente si chiamerà iPhone 13 mini e avrà un display da 5,4 pollici. Poi ci sarà un modello normale da 6,1 pollici, uno Pro che sarà molto simile a quello normale, con qualche caratteristica in più, probabilmente la fotocamera, e poi, come sempre, il modello Max da 6,7 pollici di diagonale di display. La cosa che non sappiamo è il suo nome, perché c'è chi lo chiama iPhone 13, chi lo chiama iPhone 12S, non lo sappiamo. Ciò che sappiamo è che i nuovi iPhone, io li chiamerò iPhone 13 per comodità, avranno delle fotocamere molto più grandi. Infatti, come vi sto mostrando dalle immagini, soprattutto quando sono comparse le prime cover online, si nota come il sensore fotografico sia veramente più grande. Il quadrato che ospita la fotocamera sul retro è maggiore rispetto ai modelli attuali. Per quanto riguarda la fotocamera, ciò che cambierà lo vedremo sui modelli normali, quindi iPhone 13 e sul mini, che avranno le fotocamere non più in verticale ma in diagonale. Il modello Pro invece è quello Pro Max, avranno una fotocamera molto simile all'attuale. Parlo dell'estetica, attenzione. E pare addirittura che su alcuni modelli, in particolare quello Max, la sporgenza della fotocamera è maggiore, quindi ci sarà ancora più sporgenza delle camere. Ma parliamo della parte frontale, che è quella che ci interessa di più. Ci sarà ancora il notch oppure no? In realtà, ragazzi, il notch ci sarà, ma sarà molto più piccolino. Dunque non verrà completamente rimosso, verrà ridotto. E ciò che sappiamo è che Apple ha spostato la capsula auricolare speaker nella cornice superiore, guadagnando così dello spazio. Da anni si parla della sostituzione poi della porta Lightning con quella C. In realtà anche in questi modelli non ci sarà nessuna novità. Rimarrà la Lightning, quindi niente USB-C e soprattutto ci sarà il cavo, visto che qualcuno era preoccupato dal fatto che si potessero caricare nuovi iPhone solo tramite wireless. Non siamo ancora pronti a una cosa del genere. Per quanto riguarda il processore, dovrebbe essere l'Apple A15 e dovrebbe essere introdotto il supporto alla Wi-Fi 6E. E questo significa che quindi, oltre a supportare il Wi-Fi 6, ci potrebbe essere anche il supporto alle reti 6 GHz oltre che al 2,4 e 5 GHz. Una grossa novità potrebbe arrivare dal display. Molti leaks e rumors infatti parlano del fatto che i modelli Pro, soprattutto in differenza di quelli normali, avranno un display con refresh rate da 120 Hz, quindi uno schermo ancora più fluido, ma soprattutto saranno intelligenti, un po' come succede anche con gli iPad Pro, perché iPhone dovrebbe essere in grado di capire in base al contesto il refresh rate da utilizzare, che può variare da 1 Hz fino a 120 Hz, e i pannelli saranno di tipo LTPO. Si parla poi di sensore di sblocco sotto al display, come succede su moltissimi Android. Qui le informazioni sono un po' vaghe, c'è chi dice di sì, c'è chi dice di no. Alla fine non sappiamo ancora se i nuovi iPhone avranno veramente questo sblocco tramite display con impronta digitale, e dunque aspetteremo la presentazione per capire se veramente Apple ha introdotto o meno anche questo tipo di sblocco, visto che causa pandemia è sempre più difficile sbloccare i nostri iPhone con il Face ID, a meno che non abbiate un Apple Watch, ma visto che non tutti ce l'hanno,
potrebbe essere un vero problema, che magari verrà proprio risolto con l'implementazione di questo sblocco tramite impronta digitale sotto al display. Per quanto riguarda le novità fotografiche, o meglio della fotocamera, pare che ci sarà una grandangolare migliore, in grado anche di catturare più luce, una modalità ritratto per i video e soprattutto iPhone dovrebbe essere in grado, sempre nei video, di mettere a fuoco un soggetto e di mantenere il fuoco su quel soggetto anche se in movimento. Sarebbe una grande rivoluzione, probabile perché se ne parla. La modalità astrofotografica. A tal senso vi ricordo che io ho realizzato anche un video qui su come sfruttare questa funzionalità su tutti gli iPhone, ovvero realizzare foto alle stelle. Dovrebbe essere automatica e potrebbe essere introdotta nei nuovi iPhone. Lo scanner LiDAR invece dovrebbe restare un'esclusiva per i modelli Pro. Ciò che dovrebbe aumentare, meno male, sembra la capacità della batteria. Secondo le prime stime si parla di un 15-20% in più di batteria. Ma la domanda che tutti ci poniamo è quando arriveranno i nuovi iPhone? Presumibilmente, visto che non abbiamo una data certa, di solito Apple è solita fare le sue conferenze intorno a metà settembre. Dunque, sicuramente tra metà settembre e massimo proprio fine settembre avremo novità in tal senso e i nuovi iPhone 13 saranno presentati. Al momento, ragazzi, non ho altro da aggiungere. Naturalmente, in queste settimane si susseguiranno tantissimi dettagli, magari anche smentite di qualcosa che ho detto. Dunque, prendete tutto ciò che io ho riportato con le pinze, perché vi ricordo, sono sempre leaks, anche se le fonti sono molto affidabili. Potrebbero esserci dei ripensamenti. Se avete dubbi, domande oppure volete dire la vostra, lasciate un commento qui sotto e io vi risponderò. Noi ci vediamo al prossimo video.